Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole... Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare e ascoltare. Questa è l'inizio di una celebre filastrocca di Gianni Rodari che nel 1974 ha raggiunto la massima popolarità grazie alla sua trasformazione in musica ad opera di Sergio Endrigo. Beh, è una filastrocca che soprattutto quelli della mia generazione hanno apprezzato ed amato, perché poi proseguiva raccontando le origini di piccole cose, dal tavolo al seme, all'albero e via dicendo, un po' come far sentire tutto il creato in relazione e in collegamento. Ecco, il messaggio che c'è dietro questa filastrocca è un messaggio che comune a molti musei, in particolare ai musei archeologici, almeno dovrebbe essere comune, poiché molti di questi musei raccontano storie quotidiane, come quella che è alle mie spalle, che è una storia di venerazione e di culto, o come quella che può essere raccontata nelle vetrine che sono occupate da materiali che provengono da contesti funerari, quindi oggetti quotidiani appartenuti a persone che ne raccontano le storie e i segreti. Ecco, nell'ambito dell'iniziativa Sere d'estate al museo, in una giornata particolare, quella del sabato 29 luglio, abbiamo voluto ragionare sui segreti del museo, cioè il modo in cui un museo può rivelare i suoi segreti a chi li sa guardare e a chi li sa ascoltare. E l'offerta è sicuramente tra quelle più attrattive. Vi è innanzitutto una visita guidata offerta dal sottoscritto ai soli abbonati, titolari dell'abbonamento del nostro museo, che è partito il 1° luglio, ed è l'opportunità in questo caso di scoprire attraverso 10 capolavori quella che è la storia e i segreti di una parte del museo, che è composta in realtà da 6.000 capolavori, quindi su 10 di essi si soffermerà questa narrazione riservata ai soli abbonati. Ci sarà poi modo di scoprire le meraviglie e la storia della collezione Castellani grazie a Maria Paola Guidobaldi, che farà un affondo anche sulla triste vicenda del furto degli ori Castellani, accompagnata anche dalla felice storia del loro recupero. Al momento gli ori sono esposti nell'ambito di una mostra che avrà luogo fino al 30 luglio, che si chiama Opera Libera. Poi vi sarà l'opportunità eccezionalmente di poter rivedere o vedere per la prima volta le collezioni e la storia di Villa Poniatowski insieme a Francesca Licordari e Luca Mazzocco, e sempre all'interno del museo di Villa Giulia Patrizia Petitti ci guiderà in un percorso affascinante sul corpo ritrovato, cioè il modo in cui i corpi vengono ricostruiti dopo essere stati ridotti in cenere con il rituale crematorio. Quindi sarà un percorso sicuramente volto a sciogliere e a rivelare molti segreti che possono ruotare intorno ad oggetti apparentemente quotidiani. E per i bambini, grazie alla cooperativa Arte in Gioco, ci sarà la possibilità di trascorrere 3 ore giocando nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Questo è l'unico evento che ha un piccolo costo supplementare di 6 euro, che si aggiungono ai soli 3 euro, cioè una riduzione straordinaria del costo del biglietto, quello ordinario quotidiano è di 8 euro, riservata a tutti quanti i visitatori e chi ha diritto alla gratuità, i ragazzi alla riduzione, i ragazzi tra i 18 e i 25 anni pagano soltanto 1,50 euro. Quindi, ricapitolando, il 29 di luglio si può venire al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, trascorrere una serata nel fresco scoprendo le storie che alcuni oggetti del nostro museo possono raccontare, sciogliendo alcuni segreti, a sole 3 euro per 3 ore per una serata diversa dalle altre in un luogo incantevole che sicuramente deve sempre di più costituire parte del paesaggio dei romani e non solo.